Camminando tra i boschi del Parco delle Groane, nel comune di Limbiate, potreste notare una strana ferrovia. Si tratta, a dire il vero, dei resti di un parco divertimenti abbandonato, Greenland. Il parco città satellite di Greenland è tra i luoghi più famosi e conosciuti tra i luoghi fantasma italiani. Vero e proprio progetto pionieristico, è un posto ricchissimo di storia che merita senz'altro d'essere messo in luce. Oggi vi farò vedere quel che resta raccontandovi tutta la sua storia. Se avessimo un paio di occhiali in grado di vedere il passato, allora questa strada negli anni 60 traboccherebbe di persone ed automobili. Ci sarebbe un via vai continuo di famiglie allegre, tutti in fibrillazione, per passare una bella giornata presso la città satellite. Così si chiamava negli anni 60. È solo nel 1976 che gli verrà dato il nome Greenland, in quei felici giorni anni 60. Centinaia di famiglie passarono da questa strada per vedere le meraviglie che il parco proponeva. Il parco venne inaugurato tra il 1964 ed il 1965, che all'epoca era qualcosa di rivoluzionario. Dovete sapere che un tempo tutti in una park erano itineranti. Questo invece prendeva ispirazione dai nuovi parchi divertimenti degli Stati Uniti ed insieme a Gardaland fu a tutti gli effetti una grande novità in Italia. Il parco si sviluppa su una superficie di 375.000 metri quadri. L'idea di un parco divertimenti nacque dalla mente del celeberrimo imprenditore Giuseppe Brollo, figura storica che ha lasciato un segno indelebile per moltissime persone nel passato. Giuseppe era originario del Trevigiano, un imprenditore di origini contadine. Si trasferì a Milano per lavorare nel campo siderurgico, aprendo poi una sua ditta nel 1939. Egli acquistò il terreno dove sorge oggi Greenland dai conti Borromeo, inizialmente con l'idea di costruire una gigantesca fattoria moderna. Ma quest'idea si concretizzerà poi altrove. Negli anni 60 Giuseppe ebbe modo di conoscere il giostraio Simeone Sardena. Da questo incontro nacque l'idea del parco, che si concretizzò grazie alle competenze tecniche di Simeone. Giuseppe Brollo volle creare un parco dove tutti i bambini potessero divertirsi spensierati. La gestione del parco fu fin da subito affidata ad una società con sede a Reggio Emilia, la Groane SRL. Al centro del parco c'era questo laghetto destinato alla pesca sportiva, con al centro un bar su un'isola centrale. Il parco ha visto momenti di grandissimo interesse da parte del pubblico, con visitatori provenienti da tutto l'Interland milanese, ma non solo. Ogni nuova stagione iniziava rispettivamente il giorno di Pasquetta, che attirava puntualmente migliaia di visitatori ogni anno. Fin dai primi anni, il parco aveva fin da subito un numero elevato di attrazioni, molte delle quali oggi sono del tutto smantellate o scomparse. Il percorso del parco era delimitato da un trenino panoramico. Vi erano poi piste di go-kart, montagne russe, giostre, un campo da minigolf e tutte le attrazioni tipiche di un Luna Park. Le attrazioni crebbero velocemente negli anni 60. A detta di coloro che hanno vissuto il parco, le montagne russe erano senza ombra di dubbio l'attrazione maggiormente apprezzata.
Le montagne russe sono anche il simbolo del successo e della gloria che arrivò ad assumere Greenland in quel preciso periodo storico. Inutile dire che gli investimenti che venivano fatti erano notevoli, ma erano anche grandi i guadagni che si riuscivano ad ottenere da un parco come questo. Oggi le montagne russe ricordano in maniera inquietante le immagini di un mondo post-apocalittico, dove la bellezza degli anni Ottanta è offuscata da un grigio mondo postmoderno. Se vogliamo definire il periodo di maggiore splendore di Greenland, non possiamo che scegliere gli anni Ottanta. Con l'incremento del successo, non solo vennero aggiunte progressivamente nuove attrazioni, ma vennero anche realizzati nuovi locali di ristoro, potenziati i parcheggi per le macchine e migliorate le strade di accesso al parco. Il massimo splendore fu pertanto la metà degli anni Ottanta. Se oggi l'imprenditore Giovanni Prollo fosse ancora in vita, probabilmente sarebbe pervaso da un senso di enorme tristezza per come le cose poi si sono sviluppate. Ma purtroppo il parco venne concepito in un periodo storico profondamente diverso. Tra i suoi promotori c'era Walter Spaggiari, animatore e gestore del parco fino al 1992. Una targhetta posta dai suoi amici, colleghi e familiari testimonia di quel preciso periodo storico, che era ancora costituito da un certo successo ereditato dagli anni Ottanta. Gli anni 90 furono infatti un periodo felice per Greenland. Il parco, pur non essendo più in crescita esponenziale, riusciva ancora a vivere e a mantenere i suoi dipendenti. Ma le cose stavano iniziando a cambiare. Sono rimasti ancora i segni di quando ancora si pescava presso il laghetto del parco. Pensate che il bacino artificiale di Greenland risale agli anni 30. Fu costruito per sopperire alla necessità d'acqua di un vicino ospedale psichiatrico. Durante tutto il periodo d'apertura di Greenland era un punto di ritrovo per molti appassionati di pesca sportiva, anche grazie ad una convenzione con il CONI. In una piccola struttura vicino al laghetto ci sono ancora molti reperti di pesca, segno che è stata un'attività sportiva eseguita nel lago fino agli ultimi giorni d'apertura del parco. Questo era il bar posto nel centro dell'isola, nell'isola centrale del lago. È il bar storico di Greenland, che venne aperto proprio in quel fatidico 1965. Ci sono tante cartoline e fotografie d'epoca che lo mostrano in quel periodo storico. Con il giungere del nuovo secolo, l'inizio del 2000, l'aria è drasticamente cambiata per la città satellite. È proprio dai primi anni del 2000 che iniziò il periodo di decadenza. Le cause bisogna trovarle, in primo luogo, nei problemi gestionali della società appaltatrice del parco. Erano soprattutto problematiche di sicurezza ed igiene. Il giorno di Pasquetta 2002, il parco venne posto sotto sequestro giudiziario, dando quindi una mazzata non da poco alla consueta apertura annuale del parco divertimenti.
oltre a problemi gestionali, si aggiunse nel 2008 un contenzioso tra la vecchia e la nuova gestione. Tutto ciò portò ad una chiusura dello stabilimento nell'estate 2008. Il parco è riuscito a funzionare ancora ad intermittenza per alcuni mesi, fino alla chiusura definitiva nel 2009. Tra i progetti di riqualificazione, un intervento di demolizione nel 2018. Dal 2021 parte dell'ex parco è liberamente accessibile, ma esistono zone come questa ancora in completo stato d'abbandono. Questo era il ristorante a forma di pagoda. Dentro ci sono ancora le vecchie cucine che hanno tuttora uno squallido aspetto anni 70. Tra l'altro, il ristorante a forma di pagoda era visibile dal piccolo trenino che percorreva tutta la circonferenza del parco. Il piccolo treno è tuttora qui, parcheggiato, in attesa purtroppo un giorno d'essere demolito. Tra i rovi ci sono anche tanti altri reperti interessanti, come questa locomotiva. Sono tanti piccoli frammenti di Greenland, quel poco che resta. Entro qualche anno non rimarranno nemmeno questi reperti, solo le immagini di tanti esploratori e i ricordi di coloro che hanno visitato il parco quando era ancora in funzione. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.